Tra poco sul canale 17 di Fanno TV l'informazione locale. Coronavirus, Ceriscioli firma l'ordinanza annunciata ieri e poi bloccata dal Premier Conte. Scuole chiuse e tutte le manifestazioni pubbliche sospese fino al 4 marzo. Violenza domestica, fano badante sedava un anziano che accudiva mentre tre uomini abusavano di alcune donne e delle figlie minorenne. In piazza 20 settembre il rogo del pupo cala il sipario sul carnevale di fano. Questo è il telegiornale Occhio alla notizia. Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del Telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17. Allora, come avete sentito, il governatore della Regione Marche, Luca Ceriscioli, ha firmato uh, oggi l'ordinanza che aveva annunciato ieri, che poi era stata stoppata dal uh, Premier Conte, eh, e dunque scuole chiuse eh, e Pubbliche manifestazioni eh, sospese fino al 4 di marzo. Il governatore ha lasciato, eh, rilasciato una dichiarazione, una vi, un video che adesso vi facciamo vedere. Vediamo insieme. Ho appena firmato l'ordinanza che aumenta le misure nei confronti del contenimento del coronavirus. Dalla mezzanotte di oggi. Scattano provvedimenti che prevedono la chiusura delle scuole di ogni ordine grado e la sospensione delle manifestazioni di pubblico spettacolo. È una scelta importante, maturata eh, dopo 24 ore, d'attesa da, nel percorso fatto insieme al governo con la riunione di questa mattina, nella consapevolezza che la situazione a distanza di 24 ore si è ulteriormente aggravata. Un contagio a confine della nostra regione a cattolica eh, ci segnala che sono sempre più urgenti misure di contenimento. Bisogna affiancare a quelle che vi ha seguito fino ad oggi, sulle quali bisogna insistere, quelle misure individuali da lavarsi le mani, a fare attenzione nei luoghi in cui si va, non stare troppo vicini a chi ha tosse il raffreddore, alla scelta di eh, disinfettare i locali e così via, queste misure più importanti che evitando l'assemblamento delle persone riducono il rischio di contagio. È una settimana, durerà fino al 4, alla mezzanotte. È una scelta importante dove col contributo di tutti potremmo e l'ampliarsi del contagio, è una scelta che riguarda la nostra salute e chiediamo a tutti quanti di attenersi scrupolosamente alle indicazioni, facendo ognuno il proprio dovere sarà possibile fare una grande azione collettiva di contenimento della malattia. Allora, è bene riepilogare un attimo. Uh, come avete sentito adesso dal, uh, dal Governatore, a partire dalla mezzanotte di mercoledì 26 fino alla mezzanotte del 4 marzo, su tutto il territorio della Regione Marche c'è la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura, la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche universitarie lezioni, esami di profitto e sedute di lauree, e di alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, salvo le attività formative svolte a distanza e quelle relative alle professioni sanitarie, IVI compresi i tirocini. La sospensione, inoltre, di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale sia estero. La sospensione dell'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e delle biblioteche. La sospensione dei concorsi pubblici fatti salvi quelli relativi alle professioni sanitarie per le quali dovranno essere garantite le opportune misure igieniche. È disposta l'applicazione con compiuta della circolare del Ministero della Salute su tutto il territorio regionale. Il GORES, già costituito, eh, quindi già attivato dal 27 gennaio scorso, proseguirà eh, le sue azioni eh, qui di seguito elencate, che sono sto leggendo l'ordinanza insieme a voi, coordinare tutte le attività di prevenzione, formazione e informazione del, del personale sanitario. Provvedere al coordinamento delle azioni con la medicina territoriale, provvedere al, al monitoraggio dell'avvenuta attivazione delle misure previste, centralizzare e supervisionare la comunicazione istituzionale relative all'emergenza. E poi tutta un'altra serie di provvedimenti, eh, tutta un'altra serie di provvedimenti tra cui eh, raccomanda sempre in questa ordinanza, eh, l'adozione di queste misure igieniche. Lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche, evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, coprirsi naso e bocca se si starnutisce oppure se si tossisce pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol, usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se eh, si assistono persone malate. I prodotti realizzati in Cina e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. Contattare telefonicamente i medici di medicina generale o la continuità assistenziale se si hanno la febbre, la tosse oppure difficoltà respiratorie oppure si è tornati dalla Cina o da altre aree di conclamato contagio. Gli animali di compagnia non diffondono il coronavirus. E adesso c'è un'ultima ora invece che è arrivata ed è stata battuta proprio in questo momento e si riferisce a due tamponi che sono stati gli unici due tamponi che sono stati effettuati oggi in tutta la Regione Marche e riguardano eh, due persone, una di eh, Pesaro e una di Fano e l'esito di questi due eh, tamponi sono tutti e due negativi. Allora, siamo collegati con il COC, il centro operativo comunale, c'è cioè Francesco Salvago con il sindaco Massimo Seri, al quale vorrei che tu chiedessi subito una precisazione su questa ordinanza perché non eh, si capisce, per esempio, se devono stare a casa soltanto gli studenti oppure possono restare a casa anche i dirigenti, gli insegnanti, i docenti, quindi il personale ausiliario. Ecco, questa è già una cosa che eh, dobbiamo, credo, secondo me chiarire. Sì, prendiamo la linea dalla, dalla Sala della Concordia dove è stato istituito il, il COC, il Centro Operativo Comunale, il Sindaco Massimo Seri. Eh, Nell'ordinanza gli studenti dovranno stare a casa oppure l'ordinanza è stesa anche al personale ausiliare? Beh, intanto vorrei subito chiarire che questa non è un'ordinanza comunale ma un'ordinanza regionale. Francamente la reputo anche eccessiva perché va ricordato che nella nostra città, nella nostra provincia, nella nostra regione al momento non c'è nessun caso positivo e concordo con chi dice che andava adottata una misura uniforme in tutte le regioni in queste condizioni, onde evitare confusione e cause e preoccupazioni maggiori di quelle che devono esserci. Detto questo, stiamo qua riuniti per dare applicazione e interpretazione all'ordinanza regionale. Per quanto riguarda le scuole, le attività scolastiche sono sospese, quindi significa che non ci sono lezioni per gli studenti, ma il personale ATA dovrà essere, garantire l'apertura della scuola. Per quello che riguarda il eh, mercato, perché qualcuno mi ha chiesto anche del mercato, il mercato è equiparato alle attività commerciali, l'ordinanza non fa riferimento alle attività commerciali, quindi domani si svolgerà regolarmente. Per quello che riguarda le attività sportive, l'impiantistica sportiva, si fa riferimento a eventi sportivi con il pubblico, quelle non sono consentite, poi le altre attività, eh, sì, si devono fare gli allenamenti, riguardano i singoli, singole squadre nell'attività privatistica che loro svolgono. E questi sono gli elementi principali. Poi la riunione è ancora in corso, cerchiamo di analizzarla, ci sentiamo anche con altri sindaci per avere un comportamento uniforme un po' in tutto il territorio. Bene, grazie. Bene, allora grazie al Sindaco Massimo Seri, noi intanto continuiamo eh, il telegiornale, eventualmente se ci sono degli aggiornamenti richiederemo sì. la linea nel corso del, per cortesia, del giornale. Rimani per cortesia lì a presenziare al, al COC, e noi intanto andiamo avanti con il telegiornale Punto e parliamo del, degli effetti di questo, uh, di questo coronavirus, come avete sentito non ci sono casi eh, di persone contagiate. Dunque al momento il, eh, il virus è fuori dalla nostra regione. Anche i due tamponi che sono stati fatti oggi eh, che riguardavano una persona di fano e una persona di pesaro eh, hanno dato esito negativo, però c'è la psicosi, la psicosi da coronavirus. E di questo noi adesso ci occupiamo con i prossimi due servizi. Il primo riguarda l'assalto eh, ai supermercati, il secondo che cosa ne pensano? Le persone, che cosa ne pensa la gente di tutta questa informazione mediatica, eh, appunto, che ruota attorno al coronavirus? Giusto eh, o sbagliata questo tipo di informazione? Vediamone. La giornata di ieri è stata una giornata che potremmo definire di ordinaria follia, una giornata difficile in cui le notizie che rimbalzavano sui social media amplificavano le evoluzioni preoccupanti del contagio da coronavirus che venivano prospettate a livello nazionale. Pur non essendo stato segnalato alcun caso di positività né su Fano né in provincia, Un'ondata di psicosi collettiva ha investito la comunità intera. Una giornata che ha messo a dura prova supermercati e negozi di genere alimentari che sono stati presi d'assalto come se non ci fosse un domani da cittadini travolti dal senso di incertezza e sull'ondata dell'emotività irrazionale dettata dalle notizie vere e amplificata però da quelle false. Scaffali vuoti, generi di prima necessità andati esauriti nel breve lasso di una mezza giornata. Questa mattina, forse per i bollettini un po' più rassicuranti, che non danno alcun contagio su Fano, sembra che il raziocinio abbia prevalso sull'istinto di sopravvivenza. Spesa normale o spesa da virus? No. Normale normale. normale normale Eh quindi No non la solita, solita Spesa Ordinaria Sì sì Se sì, niente Non ci facciamo prendere dal panico Normal, Normale Normale Ieri c'è stato un po' un assalto. Esagerato sì, Esagerata Troppo Spesa di tutti i giorni Eh niente scorte No no Sì un po' di pasta poca Ma poco Ma più che altro sì. Tutte cose che si possono consumare Sì sì sì, sì. Niente fobia da, da no. virus No 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 Per niente Niente fobie da virus No dai mi sembra tutto abbastanza esagerato, quindi andiamo tranquilli e speriamo bene. Ma spesa straordinaria? O no, ordinaria? no, no, facciamo l'ordinaria, questa istoria collettiva. Dai, ecco. eh, noi siamo tranquilli. Tranquilli. Sì, quindi... ma sì, dai. Basta avere le minime precauzioni che siano... Che si dovrebbero avere sempre. Spinaci, bibite, pasta, pesce e poi spero che basti. Spero che basti. Tanto tanta altra roba. Però è roba che uno comprerebbe tutti i giorni, tutti cioè, i giorni. Che... No, no, sì, sì, roba che no. compriamo tutti i giorni, <ride> quindi. quindi non ho fatto la scorta. Ciò che rimane invece in crisi è tutto il sistema di approvvigionamento. Ormai per tutta la grande distribuzione governato da algoritmi che calcolano le uscite e le scorte di magazzino, ma che a fronte di un'impennata spropositata delle vendite manda in tilt tutto il sistema. Per per cui oggi la fornitura programmata non è sufficiente per compensare le uscite dei giorni scorsi. Ci vorranno, ci dicono gli addetti del settore, almeno un paio di settimane per riportare tutto nei giusti binari. Eh, stiamo aggiornando anche manualmente tutto quello che è il programma normale, che ormai la normalità non c'è più. Quindi bisogna che interveniamo manualmente tutti i settori, tutti, per parte, tutti gli operatori che sono addetti a queste funzioni, devono intervenire manualmente su quelle che sono riordino, riassortimento della merce. Ancora lo scaffale vuoto eh, sono molti, soprattutto quello che si parla dei primi approvvigionamenti e soprattutto quello che è il, il discorso degli igienizzanti, disinfettanti, detergenti, ma anche la pasta, proprio cioè, tutti quelli prodotti che sono normali. La frutta siamo andati tutti in crisi, ma eh, questo purtroppo è normale, quindi eh, diciamo, sono pochi i settori che non sono stati coinvolti da questa cosa. E questa ordinanza del eh, governatore cominciano ad arrivare le prime eh, grane. Eh, perché? Perché l'ordinanza eh, delle marche per la chiusura delle scuole non rispetta la linea concordata oggi con le regioni che sono fuori dall'area del contagio. E quanto spiegano fonti eh, di governo tra l'esecutivo e il governatore sarebbero in corso in questi minuti contatti per cercare una soluzione, ma se Ceriscioli portasse fino in fondo la sua decisione, il governo potrebbe anche decidere di impugnarla. Perciò in questi minuti anche in Consiglio dei Ministri si starebbe discutendo sul da farsi. Dunque una situazione davvero incredibile, una situazione davvero eh, quasi ridicola, nel senso che eh, eh, a questo punto eh, si gioca una partita che è diventata una partita politica sulla pelle dei marchigiani, eh, probabilmente Ceriscioli ha voluto firmare questa ordinanza a tutti i costi un po' per salvarsi anche un po' la faccia da quello che, eh, dopo quello che era successo ieri ha voluto forzare un po' eh, la mano ed oggi adesso ci si ritrova alle 20.45 con un'ordinanza che ha fatto ormai il giro di tutta la regione con persone che si stanno organizzando ma con un Premier a Roma che sta dicendo guardate che forse eh, non è come dice il vostro governatore insomma è una situazione un po' difficile un po' delicata che adesso seguiremo nelle prossime, nei prossimi minuti intanto andiamo avanti con il telegiornale e eh, vi avevamo annunciato eh, il servizio eh, su, sul, sul ruolo dei media e coronavirus allora vediamolo insieme secondo te l'informazione in questa vicenda coronavirus ha funzionato bene poteva fare meglio ma eh, l'informazione soprattutto quella dei social sta creando tanta confusione secondo me sta creando tanta confusione a com cominciare proprio da questa notizia che si è sparsa per, per Fano di questo ragazzo di questa persona che era insomma c'è stato un continuo tantam si è sentito per attività tra cioè gente che veniva a... Veniva, entrava, parlava, si sentiva che c'era. Ce n'è troppa forza di informazione. Secondo me bisogna seguire i canali ufficiali e, e fidarsi di quello che ci dicono. Cerpellano un po' chat sotto chat. No, è, è veramente diventata una cosa impossibile, oramai è solo un parlare di, di quanti pacchi di pasta sono rimasti sugli scaffali, di quello che uno debba fare o non fare di come creare la mucchina la mucchina fatta in casa è il, massimo, è, il è il massimo sono le ricette su come fare sulla mucchina fatta in casa sono il massimo che poi tra l'altro la mucchina è un marchio eh, non a è un... c'è da ricordare questo penso questo che sia adesso soddisfatto che cioè, mh, penso che negli altri paesi abbiano più nascosto da noi forse da noi forse hanno esagerato No, 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 in Francia no. che ci siano 400 tamponi, da noi 1.200 vuol dire che loro qualcosa vogliono sotterrare. Comunque, adesso siamo diventati tutti esperti. Tutti. No? Finito, eh. finito il Festival di Sanremo, in cui eravamo tutti esperti di musica, siamo diventati tutti esperti qui. L'unica cosa, ne parlavo con loro, che mi lascia molto, molto perplesso, è che in Italia ci sono sette casi, accertati di morte più altri di infettati negli altri paesi non risultano per cui come dice, mai? ecco è la domanda, che pongo, la domanda che mi pongo io ecco. eh, qualcuno ha risposto e dice perché lì non ci sono i controlli capillari come li facciamo noi mi soddisfa poco l'informazione tutto sommato non se l'è cavata male no non eh, se l'è no. cavata male perché sappiamo tante cose poi. insomma le raccomandazioni ci stanno fornendo numeri a cui rivolgerci, 112 eccetera eccetera, abbiamo, abbiamo tutto. Speriamo di non averne bisogno. Ecco. Forse dico la gente un pochettino l'ha un po' ingigantita e quindi tutto sommato nonostante l'informazione sia stata corretta si è creato un pochettino di panico in giro e questo è una cosa che dispiace chiaramente perché voglio dire, non è il caso di, di, di andare a peggiorare delle situazioni che già sono gravi di per sé. Però televisioni, giornali loro l'hanno fatto diciamo. Direi assolutamente, i giornalisti si sono comportati bene. Si sento soddisfatto delle informazioni che ho ricevuto? Sì, le informazioni sì, però secondo me eh, si doveva cominciare a fare diciamo, la quarantena qualche settimana prima. Addirittura il 31 gennaio parlavano già molto, molto pesantemente della situazione in Italia. Mm. ed è molto molto grave come se la sono cavata i giornali le televisioni questa vicenda del coronavirus no, i parla. giornali e le televisioni sono tutte pro governo quindi ecco. raccontano tutto quello che gli dicono un po' di parte secondo lei. un po' so tanto io direi molto e quindi non si fida totalmente di quello che le dicono ma scusi giovedì sera eh, era, andava tutto bene era il paese più forte del mondo dove tutto era tranquillo venerdì è scoppiata la bufera <ride> Non lo so se questo dice qualcosa. Allora, eh, per quanto riguarda eh, l'aggiornamento, intanto il nostro, la, la persona intervistata citava, chiaramente l'intervista è stata fatta nel pomeriggio, magari non era molto informato, ma eh, aggiornato, nel senso, e quindi parlava di sette persone decedute, in realtà per completezza di informazione, ricordiamo che con eh, la donna di 76 anni che è morta purtroppo oggi nel nel, nell'ospedale di Treviso, in Italia salgono a 11 le vittime del coronavirus, 9 in Lombardia e appunto 2 in eh, Veneto. E allora, prima di tornare a collegarci con il Centro Operativo Comunale, eh, adesso andiamo avanti con la eh, scaletta e con le altre notizie, eh, c'è la cronaca. La cronaca con la notizia di una violenza domestica, con notizie di alcuni arresti da parte degli agenti del commissariato di Fano che hanno messo le manette a delle persone che usavano violenza contro donne e non solo, come sentirete anche nei confronti di, una, di un uomo da parte di un badante che per farlo stare tranquillo lo imbottiva di tranquillanti. La piaga della violenza domestica o legata al genere femminile non accenna a diminuire. A Fano sono stati attivati da parte del commissariato di Fano quattro codici rossi per altri tanti casi, procedendo penalmente su mandato della Procura della Repubblica di Pesaro, su quattro uomini, tutti stranieri che si sono resi responsabili di maltrattamenti contro familiari o conviventi, oltre che di lesioni personali e violenza sessuale. Vittime delle violenze tre donne ed un uomo, le quali si sono rivolte direttamente o tramite familiari agli agenti del commissariato di Fano dopo aver subito continue sopraffazioni fisiche e psicologiche a cui erano sottoposte, in alcuni casi anche da diversi anni, dai loro coniugi o compagni ai quali si erano legati in precedenza sentimentalmente o nel caso dell'uomo dal collaboratore domestico. In quest'ultimo caso un familiare della vittima ha segnalato agli agenti del commissariato fanese i propri sospetti circa Eventuali violenze fisiche, privazioni e inadempienze a cui era stato sottoposto l'anziano parente, anche disabile. Le indagini degli uomini del commissariato, diretti dal dirigente Stefano Sareti, hanno evidenziato gravi indizi di colpevolezza al calico del badante che aveva più volte compiuto diverse aggressioni fisiche e psicologiche, anche ricorrendo alla somministrazione di dosi massicce di sedativi all'anziano disabile, per le quali il badante poi ha ricevuto da parte dell'autorità giudiziaria il divieto di avvicinamento. Negli altri casi invece le indagini hanno evidenziato lo stato di assoluto timore delle vittime, tranne continue sopraffazioni spesso violente, anche mediante privazioni della possibilità di avere una vita sociale, in alcuni casi anche finalizzati ad atti puri di violenza sessuale, a volte anche in presenza dei figli minorenni. Le minuziose indagini degli agenti hanno portato così l'autorità giudiziaria a procedere nei confronti dei tre uomini violenti in un caso anche con l'arresto in flagranza, poi convalidato e successiva applicazione degli arresti domiciliari presso un parente mentre negli altri casi con segnalazione alla Procura per i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesioni e violenza sessuale, tanto da comportare l'emissione da parte del Tribunale di Pesaro di provvedimenti di applicazione di altrettante misure cautelari, tra cui una custodia in carcere e un allontanamento da casa e il divieto di avvicinamento alla figlia e ai minori coinvolti. Allora, c'è stata questa mattina paura a Serrungarina, siamo nel pesarese, per la rovinosa caduta in una scarpata di un uomo, poi salvato con una complessa operazione dei vigili del fuoco. Vigili del fuoco che sono intervenuti intorno alle 10.45 eh, per soccorrere una persona, un uomo scivolato lungo la scarpata per circa 40 metri, fermandosi in mezzo a dei rovi. La squadra è giunta sul posto in collaborazione con il soccorso alpino e con il 118 lo ha immobilizzato, portato in un luogo dove eh, poter essere vericellato e poi è stato caricato su un'ambulanza, l'eleambulanza, che lo ha, lo ha portato al Torrette di Ancona per le cure del caso. E intanto, eh, per commentare eh, questa eh, notizia che è appena arrivata, è arrivata nel corso del eh, telegiornale, io direi di ricollegarci con il COC di Fano, dove abbiamo chiesto cortesemente al Sindaco di Fano di ritornare in postazione per commentare un po' questa, eh, questa notizia che è arrivata eh, da, da Roma. Queste fonti del governo che dicono in sostanza che eh, l'ordinanza di eh, Cerisciori eh, non è in linea con quella dettata dal eh, Governo. Un commento su questo vorrei dal Sindaco Di Fanno. Sì, allora riprendiamo la linea dal COC, il sindaco è arrivata appunto una fonte, una notizia da Roma dove dice appunto, che l'ordinanza presa in carico da Ceriscioli non, eh, diciamo, non mantiene le linee guida in, indicate suddette. Un commento, cosa ne pensi? Beh, io penso che il governo e le regioni debbano parlare la stessa lingua, altrimenti si crea confusione. Noi sindaci, noi amministrazioni poi dobbiamo applicare le ordinanze eh, che ci vengono imposte e quello che stiamo facendo, Maggio. condivido quelli che hanno manifestato delle perplessità. Però ora le parole servono a poco, noi dobbiamo essere concreti e svolgere il nostro dovere e la nostra funzione. Stiamo concludendo il COC e quindi riaffermo quanto detto anche prima: eh, tutte le attività scolastiche sono sospese fino al 4 marzo e tutti gli eventi pubblici sono sospesi e eh, per quello che riguarda l'impiantistica sportiva. Eh, possono svolgere le loro attività ma non eh, gli eventi sportivi pubblici eh, lo stesso vale per le attività culturali, musei biblioteca, la memoteca sarà chiusa mentre per quello che riguarda le attività commerciali non c'è nessuna indicazione quindi rimangono, possono svolgere la loro attività e la loro funzione compreso il mercato di domani eh, mattina, queste sono le indicazioni dell'ordinanza dell regionale che noi stiamo facendo applicare. Per quanto riguarda il personale ATA? Personale ATA non è, è sospeso quindi devono garantire l'apertura delle scuole. Ovviamente ci sono altre attività, pensate alle mense, quindi penso eh, magari hanno comprato già delle del, del, del derate alimentari, quindi devono metterle anche in salvaguardia per non far andare a male. Quindi c'è il problema della pulizia anche delle strutture scolastiche, e quindi eh, c'è solo la sospensione dell'attività didattica. Ci sono domande da studio? No, prima va bene, di grazie così, linea. grazie al sindaco per la cortesia che, eh, che ci ha fatto di tornare appunto in eh, postazione e di essere ancora più eh, preciso di averci fatto questo commento, soprattutto su una, una questione che sicuramente continuerà a far discutere. Eh, fanno capofile invece del progetto europeo Wonder per la creazione di una città sempre più a misura di bambino. Si chiama Wonder Child Friendly Destination, il progetto europeo di cui Fano è il comune capofila. Il progetto nasce con l'obiettivo di creare una città a misura di bambino che vede coinvolti vari stati europei che con il tempo si stanno adattando a determinati standard per quanto riguarda la pianificazione urbana degli spazi e dei servizi. Inoltre il progetto Wonder ha anche come obiettivo la trasformazione della regione adriatico-ionica in un'area sempre più adatta ai più piccoli. L'obiettivo principale della città dei bambini è rendere la città accogliente e vivibile, in primis per i bambini di Fano, ma se la città è vivibile e accogliente lo è anche per i bambini che vengono ospiti della città. E quindi questo stiamo cercando di trasmettere come buona pratica anche ad altre città della, di questa regione, ma allargata. Attualmente, quante sono le città coinvolte nel progetto nelle Marche? Allora, nel progetto Wonder, che è questo progetto della macro regione adriatico-ionica, sono sette paesi, oltre alla Croazia, alla Slovenia, al Montenegro, alla Grecia, all'Albania, mentre invece noi siamo anche capofila eh, di un'altra rete, perché poi adesso questo discorso delle reti è molto importante per diffondere il più possibile questo tipo di pratiche. Un'altra rete che è quella regionale, la rete regionale Mar della regione Marche. E nella Regione Marche già sono 22 o 23 le città che stanno avviando progetti come il nostro. Tra le attività proposte dal progetto ci sono l'identificazione di buone pratiche e il conseguente sviluppo di linee guida che permettono alla città di diventare maggiormente a misura di bambino. Il progetto Fanno Città dei Bambini che diventa un esempio, un riferimento, una guida e questo ci fa molto piacere, ci rende orgogliosi, ma è anche un riconoscimento del lavoro fatto anche in questi anni. Abbiamo ottenuto dei finanziamenti importanti e questi le tradurremo anche in un progetto in chiave turistica di valorizzazione della città dei bambini con tutta una serie di declinazioni che guardano ad un'offerta che la renderà sempre più unica anche in un contesto nazionale e internazionale. All'interno del progetto è stato attivato anche un network per dare la possibilità di rendere la città sempre più accogliente. Si tratta di mettere in relazione più città che fanno parte dell'area della macro regione adriatico-ionica per condividere le politiche a sostegno dei più piccoli. Si tratta di realizzare una rete fra città che hanno come fine comune quello di rendersi sempre più amiche dei bambini. E oltre 90 sindaci delle Marche, 93 per la precisione, si schierano a favore della candidatura del sindaco del PD di Senigallia e presidente Anci, Anci Marche Maurizio Mangialardi come presidente di regione. La proposta. Eh, non può che trovarci favorevoli, dicono i primi cittadini, in larga maggioranza alla guida di comuni piccoli e piccolissimi eh, delle Marche, molte dei quali eh, nell'area del cratere, cioè nell'area del eh, terremoto, nell'area del sisma, e non tutti di centro-sinistra. tra l'altro vi ricordo che eh, Maurizio Mangialardi, sindaco di Senigallia uscente, sarà ospite di primo cittadino eh, lunedì prossimo qui eh, su Fano TV dopo il telegiornale. Adesso apriamo. La pagina di Carnevale perché è l'ultimo giorno oggi di Carnevale, martedì grasso, eh, parliamo prima di, del, eh, di raccontarvi quello che è successo in piazza 20 settembre con il rogo del pupo, parliamo del Carnival Party che è un evento organizzato eh, dal Rotaract Club Valle del Metauro il cui incasso è andato in beneficenza. Allora è andata molto bene sicuramente oltre le aspettative della partenza in quanto c'era un sovraffollamento di feste e di party nell'ultimo weekend del carnevale però siamo ultra soddisfatti del, dell'obiettivo che, che abbiamo raggiunto che è sicuramente molto più ampio rispetto a quello iniziale. Come sempre voi radunate una somma che volete devolvere poi in beneficenza alle associazioni del territorio. Quanto avete raggranellato e a chi andrà? Allora, abbiamo raggranellato 400 euro che va a sommarsi ad una cifra di poco inferiore raccolta, da, raccolta in parte nella festa dello scorso anno e andrà per acquistare delle attrezzature per ragazzi disabili da utilizzare all'interno della piscina di Salvalai di Fano. Eh, nel concreto come si realizzerà? Che... Porterà appunto alla piscina comunale di Fano una carrozzella per disabili, non so se questo è il termine tecnico e specifico giusto però in pratica è una carrozzella per riuscire ad entrare in acqua chi ha disabilità motoria e quindi diciamo è un punto di partenza sicuramente ottimo per il nostro territorio. E adesso invece come annunciato andiamo in piazza 20 settembre dove oggi pomeriggio è stato, dato, è stato bruciato il pupo e con il rogo si è chiusa questa edizione 2020 del Carnevale di Fano. Una settimana molto impegnativa, partita da, appunto dal Giovedì Grasso fino ad oggi, con tanti eventi in programma. Sì, è stata una, se una settimana piena, ma anche piena di soddisfazioni, di grandi eventi, eh, siamo, molto, siamo molto felici, eh, sappiamo qualche cosa in più, abbiamo imparato tanto da questa edizione e la porteremo nel 2021. Lo so che è un po' prematura, ma appunto un bilancio anche in anteprima di questa edizione? Ma il bilancio è assolutamente positivo, nonostante il coronavirus, eh, quindi via... Attenzione. adesso Attenzione. bisogna Attenzione. che vado Attenzione. perché... bene, eh, lasciamo, lasciamo, ecco il, Boulon, il presidente dell'ente carnevalesca Maria Flora Giammarioli, il sindaco di Fano Massimo Seri hanno dato via al rogo del Boulogne in piazza. Allora, prima di eh, chiudere il nostro telegiornale mi ricollego velocemente con il COC che è il Centro Operativo Comunale di Fano dove vedo ancora eh, l'impostazione di Francesco Salvago. Allora Francesco, per, so che sono usciti tutti, immagino, vedo che non, non c'è più nessuno, immagino dentro, quindi la sala, la riunione si è conclusa, però ti chiedo brevemente di riassumere in due righe che cosa, perlomeno per i fanesi, che cosa, eh, come viene tradotta questa ordinanza di Luca Ceriscioli. Sì, esatto, come anticipavi da studio non c'è più nessuno, il, il COC, il centro operativo comunale è terminato. Eh, quello che è stato appunto deciso è che le scuole resteranno chiuse su ordinanza del eh, Presidente della Regione, e il personale docente e non docente, in questo caso fa riferimento al personale ATA, eh, in attesa di indicazioni più precise domani dovrà appunto lavorare. La MEMO, la Federiciana, i musei chiusi resteranno chiusi al pubblico, così come mercati e fiere invece eh, confermate. Attività di pubblico spettacolo e attività sottoposte ad avviso e autorizzazioni del Questore sono eh, sospese. I centri diurni regolarmente aperti per disabili e minori. Questo diciamo un po' è il riassunto che è avvenuto appunto nella ce nel centro operativo eh, comunale. Dalla sala della concordia della residenza eh, comu del comune di Fano e tutto restituisco la linea allo studio. Bene, grazie Francesco. Allora, prima di salutarci, credo sia doveroso eh, sottolineare ancora eh, quello che era un po' per gli addetti ai lavori eh, nell'area, eh, nell eh, ovvero eh, la firma dell'ordinanza eh, che eh, c'è stata appunto nel pomeriggio, ma che, questo è l'antefatto, è stata bloccata ieri in diretta durante una conferenza stampa eh, a Palazzo Raffaello d'Ancona proprio dal Premier eh, Conte. Questa firma che sta facendo discutere, sta eh, facendo discutere soprattutto eh, i eh, piani alti della politica. Perché? Perché eh, questa ordinanza, che prevede soprattutto la chiusura delle scuole, non rispetta la linea concordata oggi con le regioni. Che sono fuori dall'area del contagio. Le marche sono fuori dall'area del contagio. E quanto spiegano fonti del governo, tra l'esecutivo e il governatore sarebbero in corso eh, contatti per cercare una soluzione. E, e qui io credo che bisogna un attimo soffermarsi. Se Ceriscioli portasse fino in fondo la sua decisione, quindi. Ma credo che ormai fino in fondo ci sia arrivato. La firmata, questa ordinanza è ormai è stata recepita da tutti i sindaci e dai prefetti. Il Governo potrebbe però decidere di impugnarla. Ora c'è questo punto interrogativo: eh, grande come eh, una casa, su, eh, questa, eh, su questa ordinanza, anche se eh, non so quanto adesso eh, su potrà succedere eh, dal punto di vista eh, appunto, politico, amministrativo. Eh, in questi minuti il Consiglio dei Ministri starebbe proprio discutendo sul eh, caso Marche e sull'ordinanza che, appunto, il Governatore Ceriscioli ha voluto a tutti i costi eh, firmare. A questo punto, visto che probabilmente eh, se c'è questa dichiarazione che è arrivata eh, poco fa, da Roma, immagino che eh, gli accordi erano altri, quelli che, lui, che il governatore probabilmente eh, non firmasse questa ordinanza e quindi si adeguasse alle linee, che peraltro devono ancora uscire, linee guida del governo. Questa mattina alle 10 si sono riuniti nella sala della Protezione Civile a Roma eh, tutto il governo e in collegamento videoconferenza tutti i sindaci delle regioni, tra cui appunto Ceriscioli. E eh, su, questa, su questa cosa c'è anche la dichiarazione di eh, Angelo Borrelli che ha detto: Ho sentito il presidente delle Marche Ceriscioli anche nel corso del pomeriggio, non condivido questa scelta, è una scelta della Regione, si sta operando per emanare questa ordinanza per tutte le Regioni in cui non ci sono casi positivi in cui, e in cui si adotterà una regola comune anche per garantire ai cittadini un orientamento uniforme ed evitare la confusione. Così ha detto Angelo Borrelli a SchetiG24. Dunque, come vedete, siamo nel pieno del caos, eh, caos che non è solo dovuto al timore legittimo peraltro del coronavirus, ma anche un caos eh, causato dagli uomini e, dai, in questo caso, dalla politica, dai politici. Io mi fermo qui, il telegiornale è finito, ma come sempre vi ricordo che la redazione di Fano TV è operativa h24 in qualunque momento siamo pronti per andare in diretta per aggiornarvi anche sul nostro sito internet ockeranotizia.it, sulle nostre piattaforme social, eh, sulla nostra applicazione Occhiala Notizia eh, che troverete sugli store Apple e eh, Google eh, Play, insomma, eh, troverete tutte le coordinate per essere sempre e comunque informati su ciò che accade nel nostro territorio. Grazie per averci seguito e a voi tutti l'augurio di una buona serata.